dopo aver visto tutte le materie, teoria, eccetera, eccetera, arriviamo finalmente alle linee di basso. Le linee di basso sono la quinta materia, ma la più importante, chiaramente, perché è quella più, diciamo, tipica del basso elettrico, cioè come accompagnare, cioè come mettere insieme tutto il materiale, teoria, ritmo, your training, scale, eccetera, per creare poi queste linee di basso. Questa materia è talmente importante che è stata divisa in sottomaterie, cioè in divisa per generi, divisa per stili. Questi stili sono 5 fondamentalmente, sono lo stile rock, lo stile funky, il blues, blues inteso come rhythm and blues, latin e swing. Questi 5 stili vengono analizzati uno per uno fin dalle prime lezioni, anche se alcuni prima, alcuni dopo, ma fin dalle prime lezioni vengono analizzati per poi dopo essere usate come materiale per l'esame finale del Bass Lab di Bologna. Questi 5 stili sono chiaramente quelli che sono, diciamo, i più importanti, perché essere in grado di lavorare bene sul basso rock vuol dire che anche poi sai suonare musica pop, musica commerciale, così anche il genere funky. Il funky si lega, chiaramente la divisione tra rock e funky è minima, però nella linea funky il basso tende ad avere a fare linee molto più ricche di note, eccetera. Il blues invece, il rhythm and blues, è quello che privilegia il tempo shuffle, il tempo 12 ottavi. Poi ci sono le linee dedicate al latin, latin inteso proprio come basato sulla clave cubana, e questo è molto particolare perché ti abitua a stare sul tempo in un determinato modo molto specifico della musica cubana, che però ti serve poi per sviluppare ancora meglio anche il funky e anche il rock. Ultimo invece dedicato allo swing, cioè il basso tipicamente walking, che ti fa stare sul tempo in un modo molto fluido, molto fluttuante. Quindi questi 5 stili vengono contemporaneamente analizzati all'interno del corso del Bass Lab e vengono poi verificati nell'esame finale. Nell'esame finale, per semplificarlo un po', ho accorpato rock, funky e blues vengono considerate all'interno di un'unica prova, mentre c'è la prova dedicata al latin e la prova dedicata allo swing. Le linee di basso su questi generi sono sicuramente la cosa più importante, sono quindi il materiale su cui si va a fare una verifica molto dettagliata. Anche qui c'è una griglia di osservazione, cioè ci sono una serie di punti che vengono visti, analizzati e che vengono quindi valutati, e che servono poi anche a te per capire quanto sei, diciamo, più forte su uno stile rispetto a un altro. L'ideale è di mantenere un bilanciamento tra tutti questi stili, perché questi stili sono da conoscere tutti insieme. Per il secondo e terzo livello si lavorerà molto specifici su ognuno di questi generi, ancora di più di quello che è stato fatto sul primo livello, e su ognuno di questi generi si andrà appunto a vederne tutti i dettagli della costruzione. Questi video sono incentrati su quello che sono gli esami che al Bass Lab vengono fatti, in particolare gli esami di primo livello. Allora, la parola esame è una parola molto, diciamo, antipatica, perché crea, la scuola ci ha abituato ad una serie di cose. L'esame intende dire il momento in cui l'insegnante viene a stressarti, viene a crearti casino, insomma a crearti problemi. Oppure in altre situazioni invece l'esame è semplicemente una formalità, ci si trova una pacca sulla spalla e via andare. Ecco, noi la parola esame non è giusta, infatti chiamo esame, certificazione, quelle che sono praticamente le prove che devono essere fatte. Queste prove non hanno questo effetto appunto di essere stressanti, ma sono al contrario, sono dei momenti, sono in particolare il primo livello è un momento dove tu capisci esattamente quello che è il tuo valore, e cioè ci sono, viene fatta una preparazione specifica prima di questo esame che dura circa un paio di mesi su tutti i punti che verranno visti nell'esame, cioè ci sono il test di teoria, gli esercizi pratici da fare col metronomo, ci sono esercizi di ritmica, esercizi di air training e infine anche le linee di basso. Tutte queste verifiche vengono preparate bene e vengono realizzate appunto nella versione finale dell'esame. Perché questo è interessante? Primo, perché tu puoi già capire in questa fase di preparazione quelle che sono le tue, diciamo, i punti di forza e i punti di debolezza, e quindi i punti su cui devi lavorare perché sono deboli, ma che però ti permetteranno dopo di avere dei risultati estremi, mentre i tuoi punti di forza li manterrai e semplicemente li farai semplicemente funzionare un po' meglio. E l'altra cosa molto importante della certificazione di questo esame è che poi tutto questo viene fatto davanti a una commissione.
è una commissione che cerca di valutare esattamente come sta funzionando, come stai andando sul tempo, come stai, che tipo di tocco hai, che tipo di approccio hai, se sei rilassato, teso, come stai praticamente lavorando e come stai migliorando. Questo tipo di osservazioni sono molto molto utili, perché servono a te per abituarti a capire quali sono i tuoi punti deboli. Quindi l'occasione dell'esame è un'occasione veramente importante, molto utile, perché è l'occasione in cui tu puoi capire se veramente quello che hai fatto durante la lezione è riuscito ad entrare dentro al tuo istinto.